Cominciamo con la prima lezione, dove parliamo appunto delle origini dell'uomo e dell'agricoltura, perché dovendo fare agricoltura è buono partire dalle origini. Ora, sulle origini dell'uomo non voglio portare teorie strane, diciamo che per tutti sono un po' confuse le origini dell'uomo, lasciando perdere quello che può dire la religione, perché non è il caso di dargli valore. Abbiamo varie teorie scientifiche, abbiamo la teoria scientifica ufficiale, abbiamo poi la teoria, che ne so, quella che seguo io, la teoria, che ne so, del matriarcato, di alcune scienziate archeologhe femmine, ma insomma adesso su internet vedi è uscita la teoria degli antenati alieni, ma a prescindere dalle origini dell'uomo siamo sicuri che a un certo punto l'uomo inizia con l'agricoltura. L'agricoltura la possiamo considerare la prima vera tecnologia. È una tecnologia, quindi diciamo che l'uomo non ha sempre conosciuto e sempre usato l'agricoltura. A un certo punto, o gli è stata insegnata o l'ha scoperta, a un certo punto ha cominciato a usare l'agricoltura. Perché possiamo dire che l'agricoltura è una tecnologia? E quindi possiamo già considerarla una cosa sbagliata anche l'agricoltura, cioè una cosa da fare con attenzione. Perché effettivamente l'agricoltura non fa parte della natura normale, che la natura normale vorrebbe biodiversità, e biodiversità significa che ci sono tanti tipi di piante diverse, di specie, di varietà diversi, e la natura normale fa sì che in qualsiasi situazione è la specie, la pianta, l'individuo che si adatta di più, quello che va avanti rispetto agli altri. Quindi tu immagini le piante in sé stanti. Se tu vai nel bosco vedrai che c'è tanta edera. Perché? Perché l'edera è quella che si adatta meglio a tutti gli altri, è quella che va più veloce. Qualsiasi infestante funziona così. Ora, con l'agricoltura l'uomo ha cominciato a cambiare come funzionava la natura e ha cominciato a selezionare alcuni tipi di piante, quindi non c'è stata più un'evoluzione che andava avanti a seconda della genetica delle piante, ma era l'uomo che diceva questa pianta mi piace, la coltivo, quindi la mando avanti, quest'altra pianta non mi piace, non la coltivo. Quindi nel corso dei secoli e dei millenni sono state create piante che in natura chissà quando sarebbero potute uscire casualmente. Invece una selezione naturale da parte dell'uomo le ha fatte uscire con una certa rapidità. Tu immaginati il grano o il mais, delle piante che producono centinaia di semi, i broccoli che abbiamo all'orto, le pesche. Tutte queste piante 1000 anni fa non esistevano, sono state create dall'uomo. O qualsiasi cosa non capisci, chiedimi se ti spiego meglio. Create in che senso? Selezionate. Ora noi possiamo definire una selezione naturale e una selezione innaturale. La selezione innaturale, la chiamo così, non so se c'è questo termine, è tutto quello appunto che non fa parte della natura, quindi un OGM lo puoi considerare selezione innaturale. La selezione naturale cosa significa? È appunto quello che dicevamo prima, che di una pianta o di un individuo, quello che si adatta meglio, anche i geni che si adattano meglio, i geni dominanti, hai visto ieri parlavo di geni dominanti e geni recessivi. Se tu sei A e tuo marito è 0, il figlio verrà, perché A è dominante e 0 è recessivo. Allora, questi geni dominanti vanno avanti per conto loro. Ora però tu puoi modificare la cosa. L'agricoltura sarebbe una specie di portare le piante dalla naturalità a una specie di laboratorio, piano piano. Qui tu cominci a controllare la temperatura, l'umidità, il fertilizzante che gli dai, tutte queste cose. Cominci a dare alle piante che vuoi te un modo di vita ideale e quindi le fai comportare in un certo modo. Ora noi dobbiamo dire che le piante sono molto versatili, non sono come noi esseri umani che, o gli animali che se gli tagli la testa muoiono. Generalmente tu a una pianta se gli tagli la testa quella ne rifà due. Quindi qualsiasi pianta con abbastanza facilità tu puoi farla venire più alta, più bassa, storta in qualsiasi direzione. Che ti posso dire? Puoi modificarla facilmente la pianta per l'utilizzo che ti serve a te. Quindi magari gli tagli tutti i rami e gli fai fare solo tanti frutti perché ti vuoi mangiare i frutti, oppure ti servono i rami perché non è una pianta da frutto, ma ti servono i rami come faccia matura, allora la poti in modo diverso e quella fa più fogliame e meno frutti. Pensa all'olivo, se tu cominci a non potarlo, se inselvatichisce, fa meno olive e comincia a fare più rami. Quindi insomma,
Le piante hanno il loro modo di vita, ma l'essere umano ha imparato facilmente a modificare le piante. Ora però noi non possiamo dire che questo sia sicuramente una cosa etica. Quindi anche noi adesso che facciamo agricoltura lo faremo con attenzione, perché l'agricoltura ha portato tanti tipi di problemi. Ma ci domandiamo cosa c'era prima dell'agricoltura, perché l'uomo o gli antenati dell'uomo, l'ominide, l'australopiteco, immaginati quello che vuoi, campava. Però campava senza agricoltura. Come campava? Ci raccontano di caccia, ma effettivamente l'uomo non è un gran predatore, quindi se andava a caccia poteva andare a caccia di piccoli animali, di conigli, di topi, di insetti, poteva essere insettivoro, sì, carnivoro è difficile, magari i pesci piccoli, però immaginati lo scontro della caccia, l'uomo non è molto forte. Quindi più che altro andava di raccolta, raccoglieva quei frutti, quelle erbe che erano commestibili. Questa attività non è una tecnologia, questa è la stessa cosa che fanno le formiche, che fanno le api, che fanno gli scoiattoli, che fa qualsiasi animale, si cerca il cibo e alcuni se lo ammucchiano una volta che l'hanno trovato. Quindi, fin tanto che noi riusciamo il nostro lavoro a portarlo alla ricerca e alla raccolta di roba spontanea, sappiamo che stiamo facendo una cosa completamente etica, una cosa naturale, stiamo facendo la stessa cosa che fanno gli animali. Quando passiamo all'agricoltura, che sia orto, che sia frutteto, ricordati che è già una tecnologia. Questo magari, cioè, è un dettaglio importante che ti voglio far notare. Perché poi da lì sono venute altre tecnologie, l'agricoltura, l'allevamento degli animali, altre tecnologie sempre più dannose, al punto che oggi abbiamo gli OGM, che non è una tecnologia dannosissima, sicuramente ci saranno invece altre tecnologie più utili. Io penso al trattore. Qua noi abbiamo il trattore, quindi riusciamo, è vero che inquina se va a benzina, se va a diesel, se va a biodiesel magari di meno, però tu con un trattore puoi fare il lavoro agricolo di 100 persone nello stesso tempo, magari lavora per 100 persone. Quindi non è che consideriamo tutta la tecnologia brutta, ma la tecnologia proviene dall'essere umano, crea molti danni, quindi abbiamo sempre una attenzione tutte le volte che applichiamo una tecnologia. Ti faccio un esempio pratico, i prodotti da dare alle piante. Noi evitiamo i prodotti chimici, diciamo che diamo i prodotti biologici, no, in realtà i prodotti biologici, che siano la poltiglia bordolese, che siano lo zolfo, le due cose che noi useremo, anche quelli sono dannosi, anche se consentiti in agricoltura biologica. Quindi noi lavoriamo in questo modo. Punto numero uno, io provo a non dare nessun prodotto e a creare una situazione dove la pianta non si ammala. Punto numero due, se questo non funziona e arrivano le malattie, io vado ad agire con un antiparassitario naturale, fatto col peperoncino, con l'aglio, col pomodoro, con l'ortica. Se quello non funziona, allora punto numero tre, metto la poltiglia bordolese, metto lo zolfo, che per me la considero roba chimica, anche se ti ripeto, è consentita nell'agricoltura biologica, quindi ci rimane il marchietto biologico. Ma io quella la considero emergenza, ok? Quindi ragioneremo in questo modo, cercheremo di lasciare tutto molto naturale e di lasciar fare la natura, con l'idea che se il suolo sta bene, e anche lì c'è la biodiversità, cioè ci sono tanti insetti, tanti virus, tanti funghi, si contrastano l'un l'altro e non ce ne sarà uno solo che prevarrà e ci distruggerà tutte le fave. Certo che se noi le fave, invece di mettere 1.000 fave da sole, mettiamo 100 fave, 100 patate, 100 mais, rendiamo più difficile l'attacco degli insetti. Dovunque tu fai monocoltura, la monocoltura porta problemi. Questo è uno dei più grossi danni dell'agricoltura. Perché? Perché la monocoltura va contro la biodiversità, prima cosa. Piace la banana? Quindi il clone della banana Cavendish, quella che usiamo oggi, che è un clone, c'è una pianta che ha un certo DNA e in tutto il mondo c'ha quel DNA. Non è la stessa pianta, è lo stesso qui parliamo di stesso individuo. Noi ci abbiamo qualche miliardo di individui di banane uguali. Non va bene che sul pianeta ci sia il DNA di un individuo replicato 7 miliardi di volte. Questo porta ovviamente uno squilibrio, lo capisci? Va contro la biodiversità. Noi avremo 7 miliardi di specie differenti di banane, una un po' più lunga, una un po' più corta, una un po' più saporita, una un po' più gialla, una un po' più arancione. Ok, questa è la biodiversità. È questo che manterrà la vita sulla Terra. Mano a mano che invece noi facciamo estinguere le specie, andiamo contro, mano a mano che noi facciamo la clonazione, mano a mano che noi facciamo la selezione anche del naturale, stiamo andando contro la biodiversità.
andare troppo contro la biodiversità porta a un certo punto all'estinzione totale del pianeta. Ora, per fortuna, la natura si guarisce da sola, quindi se anche domani rimanessero solo due tipi di essere umano, due geni, se quei due fanno un figlio esce un terzo gene diverso, poi ne fanno un altro esce un quarto, poi si rincrociano, in poco tempo riuscirebbero mille caratteri diversi. Hai perso del materiale genetico, ma la natura subito ne crea altro, grazie a questo discorso della riproduzione sessuata. Perché, come ti avevo spiegato l'altra volta, tutte le volte che la riproduzione è sessuata, si crea un nuovo DNA che contiene all'interno parte del DNA della madre e parte del DNA del padre, che sono due individui separati. Quando padre e madre corrispondono allo stesso individuo, o quando addirittura non abbiamo riproduzione sessuata, ma abbiamo riproduzione asessuata, tipo la clonazione, tipo una talea o una margotta, lì non c'è biodiversità, lì stiamo replicando il DNA, è una cosa che l'uomo ha deciso di fare, in natura succede molto raramente, succede perché se c'è una piantina di basilico, mette la radicetta per terra, il rametto per terra, quel rametto mette la radicetta, spuntano le foglioline, poi a un certo punto passa un animale, tronca il collegamento tra mamma e figlia, e noi troveremo in natura due colori perfetti. Quello è un colore naturale, ad esempio. Quindi ti dico che anche la natura fa i cloni, ma li fa in alcune condizioni raramente. Quindi anche noi ti insegnerò come si fanno i cloni. Una cosa che cloneremo tantissimo è il pomodoro, perché una volta che tu metti 100 semi, di quei 100 semi escono 10 piante più belle, più forti, a quel punto tu fai tutti i cloni di quelle 10 piante e ti metti subito 100, 1000 piante nell'orto, non devi aspettare di mettere altri semi. E ti puoi scegliere anche la varietà più bella, la varietà più adatta. Questo significa clonare, non è che non lo facciamo, però ci ricordiamo che questo va contro la biodiversità. Quindi è una cosa da usare con cautela. Qui dovremmo fare una food forest, quindi qui ci dovrà essere una grossa biodiversità. Quindi io lo clono il pomodoro, sì, faccio anche 100 cloni, però io ho 20 tipi diversi dei semi, di pomodoro, ognuno è un individuo diverso, quindi io provo 1000 individui e di quei 1000 faccio clonazione. Dobbiamo sempre mantenere questa biodiversità. Allora, torniamo a noi, che se no apro 1000 parentesi e non arriviamo troppo al dunque. Fino adesso mi stai seguendo? Quindi abbiamo la raccolta, la piccola caccia, cose che noi possiamo fare ancora oggi. E poi l'agricoltura è stata la prima cosa che è arrivata, c'è chi dice che l'uomo gli è stata insegnata, c'è chi dice che l'ha scoperta in vari modi. Comunque mano a mano questa agricoltura è stata affinata, ha creato dei grossi danni, perché per esempio la monocultura, come dicevamo, porta facilmente delle malattie, ma in generale il bisogno di agricoltura ha cominciato a far sì che l'essere umano disboscasse, e in questo modo noi abbiamo perso tantissime foreste. Anche l'allevamento ancora di più va verso il disboscamento e verso la desertificazione. La desertificazione è un processo molto grave che succede anche in maniera naturale, ma è quel processo per cui la terra perde tutti i nutrimenti, da nera diventa bianca, e quando il terreno è bianco tu non ci vuoi più coltivare niente, non ci cresce più niente, come sta succedendo nella parte del mio terreno che è più in pendenza, quindi quando piove l'acqua velocemente porta via il nutrimento. Invece se tu vai nel bosco, levi quel compost sopra e guardi il terreno sotto, è nero. Ecco, quello è il massimo della fertilità. Il terreno nero ha un 5% di humus contro, immagina, di uno 0% del terreno bianco. Quindi se tu hai un ettaro di terreno bianco non fertile, sai quanta acqua assorbe ogni ettaro? Che ne so, 1000 litri. Se tu hai lo stesso ettaro fertilissimo, nero, lo stesso ettaro non assorbe più 1000 litri, ne assorbe almeno 9000. Questo vuol dire che con una pioggia un terreno buono si ciuccia 9000 litri e poi li ridà piano piano nel corso dei giorni. Un terreno arido se ne ciuccia 1000. Quindi poi ci credo che tu dovrai stare sempre a annaffiare e dirai ah ma piove poco, ma il problema è sempre del suolo. Quindi il nostro primo obiettivo è far tornare tutto il terreno nero. Perché facciamo compost? Perché il compost è il terreno nero. E vedrai che alcune parti del mio terreno, se non nero, la terra è scura, marrone scura. Quella è un'ottima terra da coltivare. Lì ci puoi mettere anche le patate, anche il mais, anche le zucchine, anche tutte quelle piante che vogliono tanto azoto, perché è ricco di azoto, fosforo e potassio. Ti ricordi, no, i tre elementi principali delle piante? Questi te li puoi scrivere N e PK. Azoto, fosforo e potassio. Questi tre
risentirai molto spesso. Dai, allora magari mi fermo un minuto o due perché sono andato velocissimo, quindi c'è un sacco di cose da scrivere e poi dirle. Allora, va bene, Margherita. Lumus, come si scrive intanto? Credo con l'H davanti. Io ho detto humus. H-humus, credo. Allora. Aspetta. Tu avevi detto tre punti. Io ho scritto solo il primo. Il secondo dicevi allora, dell'ottica, del peperoncino. La strategia. Dicevamo qual è qui all'orto Dio la strategia di cura delle piante e di prevenzione delle malattie. Si inizia non dando alcun prodotto alle piante, quello è il punto 1, ma si prova a difenderle solo con il posizionamento sinergico. Quindi quello che dicevamo, i legumi al centro, l'insalata più fuori, le cipolle più fuori, tu in quel modo provi a tenere lontani gli insetti, estirpi le infestanti, metti la faccia matura, così piano piano arrivano i ragni, le coccinelle, quelli si rimangiano gli insetti, quindi l'idea iniziale è di non spruzzare. Se poi tu però hai l'infestazione, come lì la cavolaia, ora passi alla fase 2 che è spruzzo il prodotto, ma cosa? Un prodotto completamente naturale. Quindi olio di neem, che è puzzolente, si usa quello, ma noi l'olio di neem lo dovremmo comprare. Quelli che ci possiamo produrre, quali sono buoni che ho provato? Io ortica, macerata nell'acqua, qualche ora a caldo, 24 ore a freddo. Pomodoro, stesso discorso, rametti di pomodoro, peperoncino, proprio il peperoncino, aglio o cipolla anche, possibilmente tagliati a fettine, così la parte dell'anima, la parte interna, la parte quella che ti fa piangere di cipolle va a finire, è quella la parte contro gli insetti. Tabacco, va benissimo anche il tabacco, prendiamo un po' di tabacco mio, ci mettiamo, il tabacco è il migliore, i neonicotinoidi, quei prodotti che stanno dando chimici, che stanno uccidendo le api in tutto il mondo, hai sentito che c'è una moria di api pazzesca, muoiono per i neonicotinoidi, è un prodotto chimico ma estratto da dove? Dalla nicotina del tabacco, perché tra tutti i prodotti insetticidi naturali la nicotina è forse il più potente. Questo te lo puoi segnare, quindi quando dicevi al tabacco a che serve, non serve a niente, la natura ha fatto sta pianta dannosa, no, sarà una cacciata a fumarsela, sicuramente è una cacciata a fumarsela, ma la nicotina la possiamo considerare come il più potente insetticida naturale. Fa parte delle solenacee, la famiglia delle solenacee comprende tutte le piante che producono sostanze tossiche e quindi anche insetticide. Noi nelle solenacee, te l'ho già detto ma lo ricordiamo, abbiamo la patata, abbiamo il pomodoro, il peperone, il peperoncino, la melanzana, il tabacco, sono tante le solenacee e ognuna di queste piante ha una sostanza diversa. La patata c'ha la solenina, il pomodoro c'ha la tomatina e non me le ricordo tutte, però insomma il tabacco c'ha la nicotina. Tra tutte le solenacee il tabacco con la sua nicotina lo possiamo sicuramente considerare, ma tra tutte le piante in generale, perché io non ne conosco una più forte, è il più potente insetticida. Quindi se usi quello mettine poco, perché poi potresti far male anche, che ne so, gli insetti buoni, per dire ai ragni, a quelli proprio grossi, capito? Io in genere non lo uso, preferisco usare, la cosa che preferisco sono i rametti di pomodoro, anche se puzzano. Quando li hai macerati poi viene una puzza terribile, è quello che tiene lontani gli insetti, la puzza. Però anche l'ortica sembra funzionare bene e non puzza. Peperoncino e aglio non puzzano, però specie il peperoncino, se ti sbagli e te lo spruzzi negli occhi dei cani, poi è un po' fastidioso, quindi devi fare attenzione a quello, a non spruzzarlo a vento, quando c'è il vento forte di questi fiori. E questo era il secondo punto, quindi agire spruzzando prodotti naturali. E no, il terzo, perché il secondo era difendere le piante in modo sinergico. No, quello faceva parte del primo, non fare niente non è un vero non fare niente, attenzione, non è che non facciamo niente. Non fare niente era non usare prodotti e quindi utilizzare il metodo sinergico, quello faceva parte del punto 1. Il punto 2 è utilizzare il prodotto naturale. Il punto 3 è quando non funziona il prodotto naturale, abbiamo la bottiglia bordolese, lo zolfo e poi vedremo cosa altro. La bottiglia bordolese la usava pure mia nonna, cioè solo che mia nonna se la faceva in casa, è rame spento nella bottiglia. Bottiglia bordolese si chiama adesso, bordolese, comunemente conosciuta come acqua ramata, ramato, cose del genere, lo chiamano così i contadini qui.
praticamente sarebbe rame spento dentro la calce viva, e quindi è un misto di rame e calce che effettivamente fa male non tanto al terreno, se lo butti nell'acqua è inquinante per l'acqua, fa male ai pesci, però alla fine il rame e la calce sono cose minerali che tu trovi in natura, non è una robaccia chimica. Un altro che utilizziamo è lo zolfo, quello che ho preso adesso è lo zolfo ramato. Lo zolfo, dai, è un altro elemento, se trova quello nelle miniere, lo zolfo, rame, abbiamo detto prima, quindi sono elementi minerali, quindi li possiamo considerare naturali ma molto forti, che rischiano di far male alle piante, al nicotino, a noi che li usiamo, quindi quelli li usiamo meno possibile, anche perché sono consentiti in agricoltura biologica, sì, ma entro certi limiti. Cioè se io do tutti i giorni la bottiglia bordolese, poi non mi danno il certificato biologico. Biologico ti dice la puoi usare massimo 4 volte l'anno, per esempio, non lo so, ti ho fatto un esempio. Quindi zolfo e bottiglia bordolese sono consentiti in agricoltura biologica entro certi limiti, questo lo devi ricordare. Io quei limiti sicuramente non li supero perché io ne uso pochissimo, solo quando è la necessità. Tipo visto adesso mi hanno detto che lo zolfo tiene lontano i topi, quindi intorno ai carciofi, intorno alle zucchine ci ho fatto un cerchietto con lo zolfo, però sulla busta dello zolfo stesso c'è scritto guarda che questo è dannoso per le radici delle cucurbitacee. Quindi quando io metto lo zolfo intorno alla zucchina sto avvelenando le sue radici, capisci che gliene devo mettere meno possibile. Da una parte sono costretto, perché è il modo migliore che ho per il topo, dopodiché ne uso meno possibile, quindi noi queste due cose le useremo solo quando necessarie. Io gli anni scorsi gliela davo la bottiglia bordolese all'orto, perché mio padre la dà tutto, la dà gli olivi, la dà le viti, dice che sennò ti ammalano, e c'ha pure ragione, ti ammalano, pure a me l'orto mi ti ammalava. Ma da quest'anno che ho fatto sinergico così con i bancali, con i ragni, io non sto dando la bottiglia bordolese, prima la davo a tutto, non la sto, cioè a tutto no. La bottiglia bordolese più che altro combatte tutti quei virus, che, tipo la pronospera, tipo lo ioidio, che ci sono arrivati per sbaglio dal Sud America, per colpa di questi stronzi scienziati che mandano su e giù animali, piante, così, che quindi in Sud America quelle malattie, le piante del Sud America sanno come difendersi, le nostre piante no. Quindi io quando spruzzo la bottiglia bordolese, al mais non gliela do perché non serve, magari al pomodoro non gliela do perché non serve, perché provengono dal Sud America, però all'insalata, al pisello, a tutte quelle nostre autoctone nostre glielo devi dare, perché sennò gli prendono queste malattie. La pronospera è terribile, prende la marijuana, prende il pomodoro, prende l'olivo, prende la vite, lo ioidio, insomma. Però anche senza bottiglia bordolese tanti in permacultura dicono che avendo un buon suolo con il giusto equilibrio, anche se ci fosse questa pronospera, non prolifera, trova nemici e quindi non riesce nemmeno ad attaccare le piante. Idealmente noi arriveremo a quello, non so se è possibile, ma sull'orto già funziona, perché io l'anno scorso non l'ho data la bottiglia bordolese, cioè l'ho data la prima volta verso di marzo-aprile, io in genere la davo, credo, una volta al mese, e poi ho detto no, quest'anno non la voglio dare, e non l'ho più data, e da aprile scorso non lo so, sarà un anno, quindi l'orto va avanti da solo, sì, è attaccato, però sta andando avanti senza manco la bottiglia, quindi non è biologico, è organico. Il termine che cominciano a usare in America, perché hanno capito che la nostra comunità europea fa biologico, ma biologico per modo di dire, quando ci può essere lo 0,5% di OGM e tutte quelle cazzate, quindi loro ti cominciano a chiedere, vogliamo prodotti organici. Organico vuol dire senza roba chimica, ma manco senza questo, organico vuol dire solo cacca di mucca, ecco, peperoncino, tutto quello che è organico, quello che potresti buttare. Il rame tu non lo butti all'organico, tu lo butti ai metalli, no? Ecco, quindi non è organico il rame, mi dispiace. L'agricoltura organica sarà molto ricercata al futuro, ancora di più del biologico, però il biologico è solo un'etichetta, quindi noi facciamo un minimo biologico ma puntiamo a organico. Non trovate in Danimarca? Tutto quello che raccogliamo, se non sta su un terreno dove sono stati dati i prodotti, tutto quello che sta nel bosco, così, quello non è biologico, è organico, ovviamente. E niente, prendo un attimo una pausa, di nuovo una pausa. Penso se c'è qualche domanda da fare, magari. L'ultimo pezzo mi sarà piaciuto. Come ti ho detto un miliardo di cose, rileggile un attimo e pensa, così abbiamo un altri 20 minuti, magari poi mi fai qualche domanda a te.
dubbi, niente? No, per adesso no, poi sicuramente magari rileggendolo con calma dura poco. Tutto chiaro, tu magari fai come faccio io, come faccio tante volte. Mm-hmm. Io magari sto a parlare, tu non mi vuoi interrompere. Tutte le volte che ti viene un dubbio, una domanda, ti metti un puntino da una parte. Mm-hmm. E poi dopo, quando io finisco la cosa, mi dici aspetta, mi rileggi i tuoi puntini, così ti... Okay. È buono per ricordarseli. Perché io quando gli altri spiegano, cioè, mi vengono sempre mille dubbi, mille domande. Infatti non credo di essere un buon allievo, qualsiasi maestro con me si rompe le palle. Sì. Perché alla fine troppe domande non ti permettono manco di andare avanti. Magari possono anche essere domande intelligenti, però se ti cominci a attaccare troppo così Cioè, diciamo, un maestro che insegna solo a me va bene, come stiamo facendo io stessi, ma se io vado all'università e c'è il professore con 30 alunni, mm-hmm. io essere uno di quei 30 alunni per lui è una cagata pazzesca, cioè, sta proprio in difficoltà. Anch'io sono quello, so quello che vuole parlare sempre io, tutte le volte che lui fa una domanda io provo a rispondere, cioè, non capito, e non è molto bello. Poi io cerco sempre di trattenermi, anche se ho una domanda, cerco di arrivarci da sola. Poi, se quando non ci arrivo io, ok. Non faccio molto. Possiamo aprire la palla finestra? Certo. Quella è già aperta. Quale? Ah, l'hai già aperta? No, vabbè, se l'hai già aperta. Ma tu quando è che devi andare via? Verso l'una. Verso l'una. Ma questi ultimi 10-20 minuti, invece di dare altre nozioni sull'agricoltura, perché alla fine le nostre origini, abbiamo parlato poco, un po' tutte queste informazioni di base sono tante, cioè abbiamo tanto su cui masticare, andiamo un po' a vedere sul pratico quello che faremo che stiamo che cominciamo a studiare origini oggi. E perché appunto ti cercherò di dare un po' di responsabilità che vanno fuori dall'agricoltura, di responsabilizzarti un po' come persona, ecco, magari all'interno di un'azienda, per dire, e ecco, per questo quello che riguarda la contabilità, l'uso dei soldi, la pubblicità, il contattare i clienti, il contattare i fornitori, tutta una serie di cose che non sei nemmeno obbligato a fare, però che se le fai, io te le faccio fare, se te le fai, comunque sono tutte cose che credo che ti saranno utili per domani, qualsiasi attività fai. Quindi ecco, un po' di public relation, così, molta riflessione, perché ci sarà molto da parlare, da riflessione, anche le tue idee piano piano ponderate, a me i consigli lo dai, mi danno fastidio, però i consigli giusti, dati nel modo giusto, intelligenti, mi piacciono. Quindi mano a mano riflessione, pensare qual è il modo di mandare avanti qua la situazione, di campare con la nostra etica e faticando il meno possibile. Quindi mo per esempio adesso, ecco, se c'era io con questo bisogno un po' di liquidità, anche te dicevamo, quindi vogliamo cominciare con questa raccolta degli asparagi, vedi, è proprio una delle cose più semplici, più facili da fare, una delle cose che ti posso anche imparare meglio perché ho una certa esperienza, quindi partiremo con questo, poi a seconda di quanti soldi riusciamo a fare in questo modo ci potremo regolare su tante altre cose. Dobbiamo però tenere d'occhio anche le piantine dell'orto e tutto quanto, perché non tutta la gente apprezza le cose selvatiche, mentre la roba dell'orto se la compra chiunque come la frutta, quindi l'orto e il frutteto dobbiamo mantenerli, perché non adesso ma tra qualche mese, tra qualche anno ci daranno il vero prodotto serio, un po' come lo dicono, che curiamo per avere l'olio, quindi quello non ce lo dobbiamo mai dimenticare, lo lasciamo adesso un po' da parte, però ricordiamoci che poi il lavoro nostro è anche quello, se vogliamo campare di campagna, poi se uno vuole fare lo zingaro, solo di raccolta si può fare, però io adesso
davanti agli occhi tutti i giorni, loro non lo sanno, se le mangiano e si muovono di fame. O ai barboni a Roma, perché i barboni a Roma deve posare una villa borghese e farsi l'insalata, invece di chiedere 2 euro, vale, no? Perciò queste sono nozioni secondo me fondamentali. È bello che tanta gente le sta riscoprendo, quindi non facciamo nemmeno i saccentoni che stiamo insegnando la verità che sappiamo solo noi, so. È tutto il mondo che sta andando con un'evoluzione, alla fine secondo me è brutta, ma che c'ha delle parti molto belle, tipo questa, tipo il ritorno a un'agricoltura naturale, molto la permacultura, queste cose qua. Però è buono che queste nozioni noi le abbiamo e le promuoviamo agli altri, sempre col sorriso, sempre facendo vedere che questo modo, a differenza degli altri modi di vita normale, che la gente si accorge che non vanno, che non sono sostenibili, a parte che etici, non sono sostenibili, cioè porteranno alla distruzione del pianeta. Noi che proviamo, almeno non voglio dire che facciamo, proviamo a avere invece quel modo di vita che permetterebbe al pianeta di continuare a vivere, noi lo facciamo con tranquillità, con calma e sempre col sorriso, quasi addirittura a diventare coatti. Non voglio perdere l'umiltà, però sempre quella soddisfazione che dico, guarda, io come l'altro ho bisogno di lavorare, ho bisogno di campare, però io a differenza dell'altro voglio fare solo quello che non fa danno, solo quello che va in linea con determinati principi. Questo deve essere una soddisfazione, capito? È una cosa che devi raccontare con chiarezza, se ti va, io lo racconto sempre a tutti, anche ai sconosciuti. Tu, insomma, non è che dico che devi essere una chiacchierona, però come forza della loro ce la devi avere, perché se devi rispondere a uno su Facebook, no? Ecco che ti chiede, ma io allevo pure gli animali? Tu lo sai bene, perché quando si allevano gli animali, sai cosa rispondi, che fai, rispondi e gli spieghi qual è il problema di allevare gli animali. E quella persona e tutte le persone che leggono, leggono quella cosa cortese nel modo giusto. Io ieri ho fatto un commento, te lo faccio leggere, per magari finita questa lezione. Dai, diciamo che la lezione è finita per oggi, è stata un po' leggera, però era la prima, e niente, domani facciamo qualcosa di un po' più serio magari.